Come promesso, proviamo a vedere le tecniche di hypergridding. Per fare l'hypergridding abbiamo bisogno di avere l'indirizzo di alcune zone, praticamente gli indirizzi di mondi o comunque di isole su cui vogliamo andare. Qui c'è questo indirizzario di Becunning e Full of Tricks che ha un po' di indirizzi validi. Gli indirizzi validi, vedete, cominciamo dal fondo e andiamo su questo indirizzo HG. Hyperica.com 8022 Hyperica Upper. Come vedete, l'indirizzo è formato da un po' come gli indirizzi di internet, da una parte che è il dominio, una parte che è un numero che di solito è 8002 o 80 o qualcosa del genere, e poi il nome di una regione dove si vuole viaggiare. Quindi, cosa facciamo? Copiamo questo indirizzo e andiamo a metterlo nella nostra mappa. Quindi apriamo la mappa. Io sto usando in questo momento Firestorm, però sono tutti più o meno simili. E proviamo a mettere questo indirizzo, vedete? Quindi HG, Iperica, eccetera. E clicchiamo su Trova. Ora, se tutto va bene, effettivamente in questo pezzo si muove e ci dice Region Found. Quindi possiamo fare Teleport e, incrociando le dita, stiamo viaggiando verso un'altra grid. Come ho detto a lezione, quindi le grid sono un po' come dei mondi interi composti da varie sim, un po' come il mondo a suo modo è un mondo chiuso, no? È formato da tante sim unite. Si può andare in altri universi simili, tutti universi open source. Qui stiamo andando su Hyperica. Vedete che c'è Hyperica Central e qui vedete che ci sono dei teleporter. Qui ci sono tutta una serie di cose che si possono prendere. Quindi, ad esempio, questo è un teleport che si può avanti prenderne una copia. Se questo è un primo sistema per teoricamente, ecco, vedete, se tutto è andato bene, praticamente si è trasferito l'oggetto nella mia suite case. La mia suite case, che andiamo a vederla, negli elementi recenti abbiamo My Suite Case e negli oggetti abbiamo Linda Kelly Gate Frame 4, che oltretutto questo serve proprio per andare per fare dei teleporter verso altre destinazioni. Prima di tutto torniamo a casa, quindi facciamo Ctrl Shift H che torna a casa, oppure credo che si possa anche fare da. Dunque, dovrebbe essere da qualche parte qua anche la possibilità di tornarsene a casa. Teleporto a casa, Ctrl Shift H. Ok, tornare a casa è il modo per tornare nella vostra grid di partenza. Una volta che siete tornati nella vostra grid, avete preso del materiale, quindi andiamo a prendere Linda Kelly Gate Frame 4, lo potete rezzare. Ed ecco rezzato, quindi è il vostro gate. Questo gate ha la particolarità, se non vado errato, di poter essere programmato. No, questo no. Comunque, si possono portare anche degli script, alcuni altri ce l'hanno. Comunque è meglio così, così non perdiamo tempo, almeno per gli script. Comunque vedete che ci sono delle cose molto carine, tipo queste. Allora, torniamo indietro a dove eravamo prima. Qui tra l'altro c'è la navigazione, quindi soprattutto quando si comincia a viaggiare con Firestorm si può attivare la barra di navigazione in cui il viewer si comporta come un navigatore web e si può andare a vedere, vedete, indirizzi precedenti, quindi qua posso fare un salto. Vabbè, non me l'ha fatto, pazienza, riproviamo allora nel vecchio sistema, quindi con l'indirizzo qua, quindi l'hypergrid lì sopra non funziona. Buono. Comunque così sembra funzionare. Andiamo e viaggiamo verso questo indirizzo di Iperica. Ok, allora qua vabbè, ci sono svariate cose, ci sono un po' di freebie sparsi un po' ovunque nelle grid. Voi potete anche provare a cliccare il tasto destro e vedere se c'è prendi copie, così ci prendiamo un acquario, no? Aspettate con un po' di pazienza che arrivi. Tra l'altro, questo qui è Maria Koroloff, è un personaggio illustre, è la persona che scrive
ecco, ce l'ha preso, quindi con un po' di pazienza, insomma. Quindi qui siamo un po' a casa sua, di questa giornalista che scrive sui mondi virtuali e scrive su Hypergrid Business. E diciamo poco. Dunque, vediamo un po'. Ecco, laggiù, qui ci sono education, qui ci sono tutte le grid che si possono raggiungere. E quindi qui è secondo me molto molto interessante perché si può andare in... vedete, queste qui sono le 10 grid più interessanti, teoricamente. E poi qui c'è English Plaza on English Grid e via discorrendo, teoricamente cliccando sopra. Ecco, e però come vedete molte di queste grid non esistono più. Proviamo a cliccare su questa, ok, questa qui esiste e quindi stiamo viaggiando e siamo andati in questa grid che se va tutto bene non ci butta fuori, può avere il suo fashion. Di solito queste grid qua, questo è sempre una grid evidentemente artistica, dove hanno fatto dei valori. Ah, tra l'altro vuole cambiarmi il wind light. Di solito quando cambiano il wind light voglio farmi vedere con le opere d'arte in un certo modo. Ok, quindi qua posso ammirarmi delle cose in giro per il mondo. Allora, visto che qui non è molto facile, per tornare indietro devo sempre avere l'elenco, magari copiatomi su nel mio computer, in modo tale che così posso tornare. Per dire da dove ero prima, non sempre ha un effetto positivo, quindi conviene probabilmente sempre ripassare da casa. Ctrl Shift H. Ok, ripassiamo da Edmondo.